Buona serata e ben ritrovati. Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Jannik Sinner, numero uno delle classifiche mondiali, al torneo di tennis di Wimbledon. Dopo 4 ore di battaglia si è arreso al russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3. Momenti di paura per l'alto atesino che tra il secondo e il terzo set ha accusato un malore. Partita sospesa per 12 minuti, dopodiché l'azzurro è rientrato, ma non è stato più in grado di reggere il confronto con il suo avversario. In presa di Jasmine Paolini nel torneo femminile di Wimbledon a Londra, la azzurra numero 19 delle classifiche mondiali ha liquidato in meno di un'ora la statunitense Emma Navarro con un duplice 6-2-6-1. L'azzurra, incredula per quanto ha detto e ha fatto, ha messo in evidenza nelle sue dichiarazioni: è pazzesco aver vinto su questo campo. Le parole a caldo della tennista azzurra mettono in evidenza come è stato impressionante il rendimento dell'allieva di Renzo Furlan, ex azzurro, rispetto al recente passato. L'anno si era aperto con l'exploit di Jasmine a Melbourne, arrivando fino alla finale del Roland Garros, dove ha perso contro Iga Swiatek. Giovedì è attesa in semifinale dalla croata Donna Vekic, che ha battuto la neozelandese Sun in 3-7, 5-7, 6-4, 6-1.